Ma dove mi ha portato stasera? Stasera sei al Casale, al Casale. Stasera si festeggia... Siamo romantici stasera. Eh sì, siamo romantici. Sì, stasera si festeggia la luna, vedi? Adesso è offuscata, ma arriverà la luna. E celebriamo qualcuno, qualcosa? La luna. La luna che un giorno toccammo. Mm. Toccammo, sfiorammo, toccammo e poi a un certo punto non abbracciamo forte e non l'abbiamo più voluta lasciare. Però noi la toccammo quella luna. Sì, lì, come no? Ci facciamo anche dei banchetti sulla luna a un certo punto. C'è gente, ci sono astronauti qui invitati. Ex astronauti? Astronauti in pensione. Sì, ci sono tantissimi astronauti qui. Sono gli astronauti. Sì, invitati, perché c'era sta navicella praticamente, certo, partì per la Luna. Certo, quindi praticamente l'Apollo 11. Tipo l'Apollo. Ecco, vedi, inizia a farsi vedere. Allora. Inizia a farsi vedere. C'è qualche nuvoletta. Stasera vi raccontiamo la storia dell'Apollo 11. Sì, lei voleva poesia? Sì, voleva la luna? C'è. Ho portato in un posto incantevole come questo. La poesia la voglio sempre. Va bene, adesso vediamo che succede. Quando andammo sulla luna, lei scese prima o dopo? No, sono sceso prima. O è rimasto, no? Perché mi hanno lasciato perché devo fare il corso, non mi hanno festeggiato per niente. Sì. No, perché qualcuno restò anche sul modulo lunare. No, mentre gli altri passeggiavano sulla luna. A me dice scendi qua, mi hanno lasciato a Firenze. Ah. Sì. E poi l'hanno preso di ritorno. No, poi no, non l'ho più visto, non sparito. Però lei hanno cambiato. Ma poi sembrava a un certo punto che si era spasciata una navicella e sì, non volevamo più scendere, raga. Sì. No, sempre su Maluna volevamo stare. Tornate indietro, tornate alla base. Quando c'era qualche rottura, qualche ruota di Silemme, secondo. Sì. Mi chiamavano e io, babbo, vediamo se ci potevamo andare a mano. Però fino a un certo punto, si metteva a mano fino a un certo punto. Fino a un certo punto, basta. Dico, lei era nell'equipaggio. Nell'equipaggio, sì, nell'equipaggio. Sì, 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 sì. Ma non è che poi veramente volevate andare sulla luna? No, a fare un giro? Assolutamente no. E Fabio, ci siamo ritrovati. Sulla luna, no? Bella cosa. Senti, quello che guida il Lemma pare abbia 70 anni oggi. Sì? Oggi sì, oggi veramente ci ha fatto questo regalo lui a noi, perché ci ha fatto fare questa rimpatriata, veramente un tuffo al cuore, veramente. Io sono emozionato, perché 30 anni della nostra vita sono scivolati così via, e però evidentemente c'è un legame forte, perché se stasera siamo qua c'è un legame veramente forte, almeno per quel che mi riguarda. Che è una sorta di rivisitazione dell'Apollo 11, perché a un certo punto, un po' per gioco, qualcuno, l'astronauta capo che stasera si celebra, si inventò questo Apollo 11 per andare sulla Luna. Noi siamo arrivati, siamo andati, poi stavamo tornando. E poi siamo andati di nuovo. Ma poi si deve essere rotto qualcosa e poi no, perché non si tornava più. Ah, bellissimo. Mister, allora, i 70 anni del giovanotto, Lillo Foto. Cioè io mi ricordo come fosse ieri i 50 nel 2000. Pensa un po'. Fece una bella festa e nel 2000, devo dire, abbiamo festeggiato veramente alla grande. Io ho detto fa sensazione questo, perché il giovanotto, quello che è più giovanotto di tutti, compie 70 anni, quindi... Infatti sono venuto non con piacere di più, perché è un'emozione rivedere tutte queste facce che conosco, le vostre comprese, e quindi siamo contenti, è una bella cosa.
ci ricordiamo, arrivare a fine serata, a fine nottata, ricorderemo un sacco di cose, voi, quindi sarà bellissimo. Lui ne ha 28, penso. Secondo me no. Lui ha imbrogliato all'anagrafe. Cioè, lui ne ha come al suo solito. Ne ha intorno a esagerare una cinquantina, non di più. Sono un po' ingrassato. Ma no, ma quale ingrassato? No, perché, sai, qualche chiletto ci sta un po', adesso beviamo qualcosina in più, mangiamo. Ma tu sei sempre stato un pochino, ti sei lasciato andare ogni tanto. Già quando giocavo ero così, che non sai, cioè, era solo in viso, scavato, poi sotto c'era. Anche quando tornassi l'ultima volta avevi qualche chiletto in più. E pensa, ci siamo salvati con 7-8 kg in più. Cosa hai detto a quelli là del Messina, quel numero 7 particolare che ti... Ma diciamo che ora sono passate i traghetti, i tifosi si ricordano, oggi c'era Palermo-Messina, quindi rievocavano il mio nome. Ogni volta che passa i traghetti un po' sono rimasti male, ma sapevano tutti che ormai il mio cuore era amaranto e quindi non potevo esimermi da vincere l'ennesima battaglia. Senta, ci offre qualcosa? La donna ci vuole. Ci può offrire? Cominciate, voglio il bordellino. No. Ho detto Alfredo, guarda, se arriverai a 70 anni. Ad Alfredo. Una cifra come sono nato nel 70. Ma l'ha già detta Lucio questa cosa, Lucio d'altro. Zattola lascialo perdere, perché non ci tiene. Dicevo, sarebbe bene. Il dottore Zattola disse come un'età circondata da affetto e complicità, come ha sottolineato lui, importante come stasera. Vabbè, lui fa sempre poesia, Zattola è il re della poesia. Ci offri qualcosa davvero? Per cortesia, uno. Grazie. Grazie. Possiamo brindare al presidente? Al presidente. A noi. La serata è appena cominciata. Ancora. Dava botte negli spogliatoi all'Inter. Mi sa che è questo. Senta, dottore, lei. Con la voce imbarazzante. Lei dava botte. Questo signore distinto, guardi, si riempie il piatto, anche con garbo, non esagera. Però dice che negli spogliatoi non era proprio così. Lei dava botte all'Inter, alla Roma. Lei era Monello. Seguivo il carattere del presidente. Il presidente Monti era tosto e io. Ma lei era quello pure che entrava a piedi uniti sul tondo? No, io ero quello che nascosto tiravo la maglia e facevo il cazzato. Ciao. 70 anni di Lillo Forte. Auguri al presidente. Sembra un giovane. Guarda. Presidente, abbiamo vinto pure al Celeste all'ultima giornata contro ogni pronostico. Lillo, il presidente, non ha mai saputo ballare, mai, ma non si è mai negato al ballo. Però adesso faremo cantare Gagliardi. Peppino Gagliardi. Sì, Peppino. Avvocato Gagliardi, vuole o no cantare per il presidente a chi? Per il presidente mi cimento. L'ho sempre fatto, è un ordine. Però poi non so le parole. Presidente, è a lei. A chi? Allora, cominciamo. A chi? A chi?
ragazzi miei. Raggiungere traguardi importanti. Allora, Taibi, Foglio a destra, Cirillo, Stumini, Giacchetta, Moravito, Baroni, Pirlo e Brevi, Callone e Possazzini. Va bene? Grande! Io sono indietro di 5 anni rispetto a loro, ma non sono ancora un coglione. Giacomino Tedesco, uno degli eroi che da almeno 15 si è salvato, ecco. Grazie al Presidente. Grazie al Presidente, mi dicevi in privato a quella polverina magica. No, però non possiamo dirlo, però mi ricordo un aneddoto che era ritiro, ha detto: ragazzi, siete tutti liberi, perché meno 15 è difficile salvarsi, ma chi rimane qui deve avere la mia stessa voglia di lottare e ce l'abbiamo fatta. Grazie a lui. Mentre Fabio Di Sole, perché lui trattava bene il pallone con i piedi, veniva chiamata Fabbro Di Sole, dice. Vabbè, io rispetto a loro ho vissuto le origini dell'attività di presidente di questo grande uomo. Chiaramente non posso raccontare la Serie A, però posso raccontare di sicuro le origini. Le origini quando il pane era duro, vero presidente? Ha dato veramente a tutti noi
qualcosa di importante e questa sera è giusto celebrarlo. Auguri Presidente. Grazie Fabiuccio. Naturalmente lì c'è uno che si è mantenuto nel fisico no, perché ridete? Perché mi guardate? Perché lo guardate? Ragazzi, un altro mastino, Salvatore Aronica, vieni qua. Allora, intanto Fabio forse dimentica che uno della spedizione del 98-99 era anch'io, c'era anch'io, sì, sì, quindi con superstite c'è, io ho vissuto tre epoche, 98-99 che ero giovanissimo, 2006-2008 che ero un ragazzino e poi il 2015 dove c'è stato un grande record perché ho avuto la fortuna di giocare ed essere allenato da Giacomo Tedesco. Quindi abbiamo raggiunto un grande traguardo anche al 2015 e come diceva Fabio oggi con grandissimo piacere sono arrivato da Trapani perché per adesso alleno lì a celebrare il presidente a Lillo che ha dato tanto a me personalmente come calciatore, come uomo, come valori in generale della famiglia, dello sport e di tantissime altre cose. Quindi con grande piacere oggi ho fatto questa visitina qui al presidente per congratularmi e augurargli 100, no sono pochi forse 100, cioè, 100 e 100 non ce la fa, 140 gli auguro almeno 30, 31 anni ancora dai, giusto per chiudere, certo. Auguri presidente. Dico io, cioè a mia triste che faccio 70 anni, io non ci credo. Neanche io. Secondo me ne fa 55. Ma la forza sua qual era? Tu che lo vivevi vicino, ecco, la sua forza qual è stata in quegli anni? In quegli anni dite sempre che aveva 70 anni, ma non era vero. Io ci sono dall'inizio e sono ancora qua, nel senso che siamo partiti insieme, che ho guidato la squadra che è rimasta e sostituita, però poi mi hanno lasciato a Firenze, però per richiamarmi ancora e sono contento. Se siamo qui per dirlo è perché probabilmente lo abbiamo meritato e siamo onorati di essere stati chiamati, sarei venuto anche a piedi da Cosenza. Grazie, e questi uomini e tanti altri ci hanno fatto sognare. E quel giorno che andammo in Serie A io non ci credevo e grazie a una birra scrissi questa canzone. Voglio andare a vincere a San Siro, far piangere Peruzzi e poi nel mio. Voglio vedere Mazzo storie, c'è chi noi.
perché siete straordinari. Grazie. Presidente. Sono qui tutti quelli che davvero ti vogliono bene, ce ne sono tanti altri, ma davvero, qui, guardati attorno, tutti ti vogliono bene, stampa forte, presidente, vai! Oggi siamo luna seduta, luna si chiama? Luna lui. Luna lui? Lei. Lei o lui, vabbè, è una luna. Ricominciamo. È un luna. No, non ricominciamo, va bene così. Ci troviamo a Mortara, al canile. Questa è luna, quindi. No. E no. Oggi vi presentiamo sì, oggi. Alcuni vecchietti del canile di Mortara, esatto. Che da tanti anni sono qui. Non hanno mai trovato casa. Lui è Aki, ha circa 9 anni, è un pochettino obeso perché il figliolo mangia. E mangia, e ce l'ha da mangiare, una cosa mangia, parmigiana mangia, una ruminica. Lui è Aki, guardate che bello, è con noi da quando aveva 2 mesi e sono passati da allora 9 anni. Non ha mai trovato casa, è dolcissimo, è sterilizzato, compatibile con gli altri cani, è un baluetto. Adattissimo, è un cane che in famiglia starebbe benissimo, va d'accordo tranquillo con i bambini, educato e tranquillo e pacato, e noi vorremmo tanto che lui trovasse casa perché comunque l'età va avanti. È certo. Senti Candida, quanti cagnolini abbiamo, quanti cani? Allora, all'interno del canile abbiamo circa 240 cani. Tutti in attesa di adozione. Fortunatamente forse 3, diciamo corna, andranno a casa. E partirà anche la sorella di Camilla. Partirà a fine mese. Ecco, mi stai dando una bella notizia, sì, perché c'era Camilla, la cagnetta che e poi abbiamo preso noi, abbiamo adottato noi, che mi domanda sempre, mi muzzica sempre, e quindi glielo posso dire che parte. Parte in attesa di trovare famiglia, ci aiuteranno delle volontarie bravissime del nord di Torino. Appunto perché è rimasta sola, la sua storia ha colpito e quindi cercheremo, cioè uscirà fuori dal canile in attesa di fortuna e di trovare una casa per sempre. A meno che qualcuno non la voglia adottare già qui, o no? Sì, magari, sì. Però vorremmo evitare che crescesse in canile perché, come ben sai, come certo. È successo ad Aki ed è successo a Luna, entrano che hanno 2 mesi, non trovano famiglia e poi il tempo passa molto velocemente e loro si ritrovano ancora chiusi in un box.
la presentiamo, si chiama Luna. Luna anche recuperata dalla strada circa 8 anni fa, non ha mai trovato casa, anzi lei fu adottata e poi restituita all'età di 8 mesi e da allora non ha più trovato famiglia. Sterilizzata, dolcissima, sta con gli altri cani, è diventata una vecchietta anche lei. E noi stiamo sempre col sogno e la speranza che possano uscire fuori dal canile, perché il nostro obiettivo è quello. Lì c'è Silvia con l'altra cagnetta. Loki. Lui è Loki, lui è Loki. Vieni Loki. Loki. Presente. E parlami di Loki. 3 anni, dove l'abbiamo... Ah vabbè sì, come l'abbiamo preso me lo sono ricordato e lo evitiamo di raccontare. Ma voi vivete, cioè andate a caccia di cani praticamente? Sì, 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 noi andiamo con il lazzo, come vedi, sì. Li troviamo per strada, facciamo il lancio del lazzo. No, Loki era stato adottato, è stato abbandonato, riportato in canile e adesso è qui con noi da un annetto più o meno. Ed è un cane fulminato, è un cane salterello, è un cane giovane, piccoletto, diciamo che è un cane adatto a famiglie giovani, dinamiche, sì. A circa 2 anni. Che non hanno mobili. Sì. Cioè, no, esatto. No, vabbè. Parli per esperienza personale. Sì, sì. E ama correre, ama giocare, vedi, anche con gli altri cani, va d'accordo, salta tantissimo. Vabbè, salta tantissimo, vabbè. È un cane salterello, chi non salta? È messinese. Stiamo scherzando, amici di Messina, chi non salta? Gli amici di Messina, adottate anche voi. Adottate anche voi, abbiamo tantissimi cagnolini, tutti ben curati, grazie a questi angeli qui che ogni mattina, ma ogni giorno qui siete cani? Tutti i giorni qui, 365 giorni l'anno, compresi i festivi, Natale, Capodanno, alluvioni, allerte meteo, 50 gradi all'ombra, noi siamo sempre qui, tutti i giorni. Non siamo mai mancati, loro vengono puliti tutti i giorni, mangiano tutti i giorni. Aki mangia più volte al giorno. Mangiano. Quanto mangiano? Quanto mangiano? Mangiano troppo, mangiano tanto. Più o meno, diciamo che va in base alla taglia del cane, però ci aggiriamo su mezzo chilo di cibo al giorno. Mezzo chilo di cibo al giorno? Più o meno. 3,50, mezzo chilo. Va bene, noi speriamo di trovare tantissime famiglie che possano adottarli. Possiamo fare sempre i nostri appelli strappalacrime, disperati. Sì, li facciamo. Allora, al momento, da circa 3 anni il canile di Mortara non conta i 2 anni di autogestione, perché sarebbero 5 se non gli anni del canile di Mortara. Tutto è bene o male a carico dei volontari, quindi ci appelliamo ai cittadini di Reggio Calabria, ricordiamo che qui ci sono la maggior parte dei cani che sono stati segnalati per strada, salvati per strada del nostro territorio, noi abbiamo bisogno di aiuto, qualsiasi cosa serve, dalla bottiglia di detersivo alla scopa alla paletta, che sono piccolezze che a noi fanno tanto, perché quello che riusciamo a recuperare facendo raccolte fondi, vendendo magliette, tutto quello che riusciamo a inventarci per recuperare fondi, lo usiamo per le spese veterinarie, per le partenze, per tutto quello che può servire ai cani. Segnalati questi cani, e che molti sono stati appunto accalappiati tramite i vigili, sono stati segnalati, sono entrati in canile e poi dimenticati. Il canile, per quanto bello possa essere, gestito dai volontari, i cani curati e tutto, resta sempre un canile. I cani sono comunque nelle gabbie, quindi ogni tanto magari venire a fare una passeggiata ai cani, portare un biscotto, portare una bottiglia di detersivo, soprattutto coloro che li hanno segnalati, perché è facile metterli in canile e dire stanno bene. I cani in canile sì, stanno bene, però hanno bisogno delle loro attenzioni. Non lo so, una fette formaggio e capicollo ogni tanto, come facciamo noi, ecco, quando c'è andiamo a gambare. Sì. Tante persone fortunatamente ci aiutano, sia di Reggio, ma soprattutto gli adottanti del nord, i nostri contatti del nord, perché noi riceviamo tanto aiuto da persone che stanno da Roma in su.
ci mandano cibo, ci mandano detersivi tramite liste Amazon, guinzagli, veramente ci aiutano tantissimo. Perché oltre ai cani del canile, devi sapere, mio caro Alfredo, che noi aiutiamo anche i cani che sono in strada, perché non è che il nostro mondo finisce all'interno del canile. Siamo comunque attivi sul territorio, quindi continuiamo a salvare anche i cani, che in canile non c'entreranno mai. Ma io l'ho detto prima, siete angeli, una vera e propria missione. Adesso però mi fai salutare, che mi viene? La sorella di Camilla, che cosa mi viene? Ti viene tu sei papà, voglio dire, una sorellastra, cioè... mi viene zia, lo possiamo dire, mi viene zia o ci vengo zio, ecco, vabbè, me la fai salutare così vediamo se c'è qualche anima. Allora, la prendiamo così. Sì. Adottate se potete, se non potete... Stavo dicendo, adottate se potete, se non potete aiutate, tutto questo, tutto qua. E ti saluto. Occhi belli, lui. Ho fatto un post dove dicevo che lui aveva gli occhi dell'amore verdi, come la famosa canzone. Sì. Aveva gli occhi dell'amore verdi, vero amore mio? Speriamo che colpiscano qualcuno. Speriamo. Ciao! Saluta lo zio. È timida. È timida, ha paura. No, non sa stare davanti alla telecamera, capito? Ciao! Hai visto che bella? Lei si chiama? Maggie. Ciao Maggie. Saluta lo zio. Ciao. Anche io cerco casa. 4 mesi. Ciao. Quasi quattro mesi. Sì. Futura taglia media. Media. Stile caterpillar. E non so se lei, però Sosoro si mangia tutti i mobili. Cioè li rosicchia, però. Però lei sta tranquilla nella casetta. È tranquilla. Non mangia niente. Sono stato fortunatissimo io. Tra le quattro sorelle ho preso quella più monella. Più ma io sono. No, ma sicuramente piglia pure la razza, la mia. Quindi non può è, darsi, può darsi. Ecco, va bene. Bacino. Ciao Maggie. Venite a trovarmi. Va bene. Vita da adottare. Ti saluto. Va bene ragazzi. Di solito dico fate i bravi, ma più bravi di così si muore. Grazie a voi per tutto quello che state facendo. Grazie veramente. E la giornata, anzi la serata della verità, riusciranno operazione i nostri eroi? Ciobaru Bronx, operazione, abbiamo le formazioni. Allora, buongiorno, mi fa piacere. Guarna, Vincioni Poli, Loiacono, Gasparetto Rossi, sì. Blondetto a destra, Liotti a sinistra, De Rose e Bianchi in mezzo, Bellomo dietro le punte, Denis e Corazza. Vi saluto, ciao. Bravo, Sampara a memoria. Noi siamo qui a gustare il gelato perché ragazzi se porta bene. Buongiorno. Buongiorno. Quanto è bello lei. Quanto è bello il gelato, venga. Il suo caro Mimmo ha optato per il tridente, diciamo. Sì, non si spaventa nessuno. Viceversa, la Ternana gioca con un solo Marilungo di punta. Poi c'è Ferrante che fa finta di essere un attaccante ma è un centrocampista. Insomma, se la caga un po'. Che numero è Bandecchi? Non lo so. Dottore Iela, si parlo con lei perché mi sembra molto più serio. Ma posso parlare con gente che sembra allora, caga. Che formazione ha schierato Mimmo? Una formazione secondo me di... Devo dire, tutta la formazione che prevedevamo tranne Liotti perché eravamo convinti che alla fine la spuntasse Rubini, questo ballottaggio che c'era a sinistra. Quindi... Dimostra che non guardiamo all'avversario, che continuiamo a fare la nostra tipologia di gioco e che sicuramente andiamo a giocarci questa partita per vincere. Perfetto. Bell'uomo dietro Corazza e Denis, la dimostrazione che questa è una squadra che non gioca. Ha paura. Sì, che non ha e paura. Questo è molto importante. E questo è importante lanciare questo segnale, nel senso Ternana, noi non ci schiantiamo, ecco, dire così, ma intanto prenderla così. Oreste, scusate ma qua c'è la dolcezza, ecco, guardate che dolce questo bambino. La dolcezza c'è io qua. Bambino,
quanti bambini. Anni hai? Quanti... Uno meno di te. Uno meno di me. La dolcezza di fragomene ce l'ho io. Eccolo, eccolo. Paga il gelato. Pago tutto. Paga perché tu scappi poi. Io te canuscio vecchio. Ferdinando, che gelato prendi? Che gusto? Stiamo prendendo. Ma è possibile non pigliaste un gusto amaranto? Un gusto, per favore, glielo puoi macchiare di amarena quello lì? Lo puoi macchiare? Macchiati la brioche di amarena, per favore. La colpa è mia. Muovi. È sua, è mia. Che vergogna. L'amaranto ci vuole, dottore. L'amaranto ci vuole sempre. Esatto. C'è fortifischi, credo. Oh, che allora, si stia riscaldando la Ternana. Sì. No. Può darsi pure che c'è di rupino. La colpa è mia, non è possibile. Allora ragazzi, quando voi vedete una donna non fischiate, almeno. Ferdinando fischia, io non fischio. Io non fischio, perché di donna ce n'è una sola. E allora, manifesta. Però adesso... chi fischia verso una donna, tipo voi, lo fa in modo di. Non è una portata di fischi. Quando entra il rivale. Capito? È un fischio diverso, come quello che si sta sentendo. Ubriaco, come hai visto nell'altra diretta che l'ho fatto io ho detto una bugia. Io li guerrero su quei fragoli, erano campari in giro. Stasera io li guerrero. Prego. Va bene, noi siamo adesso da Fragomeni a deliziarci la vita, ragazzi, a scherzare un pochino. Rvasti, dice Bruno Panzera, eccomi qua, hai visto? Non mi fece manca barba, ma perché non si fa la barba? Perché sennò porta malissimo. Per dire tutti i cosi. Senti, che non te lo chiedo il pronostico perché è banale. Banale, sicuro. Mimmo Toscano ha dimostrato di non spaventarsi schierando Corazza, schierando Denis e schierando Bellomo dal primo minuto. Ha ragione Mimmo Toscano, siamo d'accordissimi con lui. Eh? Siamo grandi, siamo forti. Basta non siamo spacconi, voglio dire. Va bene, grazie, buon gelato anche a te e in bocca al lupo. Un saluto a Rumpimoli, ecco, sono d'accordo. Questa brioche a quanti fa invidia, voi reggini fuori sede, a quanti fa invidia questa brioche? Perché qua si muore da eroi, si muore. Sì, si muore da eroi, scusate, a quale brioche è? A quindicesima mezzo. Io però un giorno andai a Roma e dissi un cono. Il gelato era di pallini, vuole la panna, sì, mi dissero se volevo due o tre palline, ci disse ma metto un po' di gelato, mette due palline. La panna a Roma, almeno a un capo da euro, ha un sapore di non sapore. La nostra. La nostra, grazie a Dio, pare capisci di nostro mamma e i nostri nonni, i grassi, il zucchero. Ma quella è panna, ragazzi. Chi è sta cosa? La panna è Roma. Ma i Davin, Roma, Terne, tutta una cosa sono. Che bomboletta spray. Che bomboletta spray fanno la panna. A barba, a sta minchiana in Serie A, poi facevo morire noi come si fa la panna. Buona la brioche col gelato, qui a Brescia non sanno nemmeno cosa voglia dire. Un saluto e forza regina, ciao a Domenico Cagliostro. E vabbè, la brioche poi di Fragomeni è tutta musica. Forza regina da Milano, Giuseppe Sottilotta, ciao Alfredo, viva regina Laura Bianchi, ciao Lauretta. E poi Giuseppe Veltri, un abbraccio da Bologna, a Giobba Ruggebiune. Allora, come dice Rocco Commisso, presidente della Fiorentina di Gioiosa, dobbiamo fare a Giobba Rubronx, che poi può essere ben ridefinita nella Giobba Ruggebiune. Okay? A Giobba Ruggebiune, vediamo se ci riesce stasera. Ragazzi, non dobbiamo innervosirci, lo dico alla squadra ma non mi senti. Noi dobbiamo giocarci la partita così, se ne esci a Giobba e allora potremmo chiudere con l'occhietto, esatto, e ci diciamo da saluto. Se non dovesse riuscire non far niente, perché ci riuscirà in futuro. Vediamo le formazioni che abbiamo dato all'inizio, sì, del collegamento, regina informazione annunciata, Guarna in porta, difesa 3, Loiacono, Gasparetto in mezzo alla difesa e Rossi, a destra Blondetti che ormai si è preso quel posto e non lo vola più, a sinistra Leotti, Bianchi e De Rossi in mezzo a campo, Bellomo trequartista, Denis e Corazza di punta. La Ternana l'unica novità è che gioca con una sola punta che è Marilungo e Ferrante che è un trequartista, fa finta di fare la punta ma non lo è. Insomma sembra che a proposito la Ternana sa caga. E a proposito di trequartista, lei è un trequartista, no? No, mezzochilista. Mezzochilista che vuol dire? Trequartista meno men quattro. Ci sono per esempio chi frequenta le putie di Milano.
prima regina. Fanno tre quarti e Nagazzusa, non ricordo. Benissimo. Quelli sono tre quartisti. Giusto. Ciao Paoli, hai visto? Crema regina. Questo sì che è un uomo, no? Ci vuole un gusto amaranto, ci vuole un gusto che... o no? O ma fare tutto come a Ferdinando. Non parlo. Ragazzi, Grelli. Grelli. Ah no, era nero. Ecco qua. Che bello il cane nero. Senta, signore, la regina stasera contro la Ternana. Guarda, non gli so rispondere perché io di calcio sono negato. Meglio. Non ho avuto mai. Non so neanche come dentro il campo sportivo. Ma anche quelli che sono non lo sanno, non lo sa nessuno, è un mistero il calcio. Non lo so. È solo che lei lo ammette. Bravo. Gli altri no, la differenza è questa. Cosa dice lei, mi scusi? È che devo dire io, col cellulare. Col cellulare, ma noi siamo poveri. Magari mi imbascia fortuna. Ma io guarda che è bello un cellulare, vero? Questa che mi caccio caffè tu si chiude di capelli. Ora sì, ora sì, se preciso a Bandecchi. Regina Ternana, come finirà? Vai. Mi auguro che vinca la regina. Va bene. Ci fanno vedere una bella partita. Certo. Ma usai se vincimo, facciamo due giraporte. Bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Regina, facci innamorare ancora per la vita, perché non è mai finita, per un padre che ha sognato, per un figlio appena nato qui. Ferdinando, la Ternana scende in campo, pare scenda in campo. Io mi auguro che la Ternana torni a casa poco felice stasera, che se dovesse dirci di sì possiamo andare a mare domani, ma faccio freddo ancora. Se dovesse dirci di sì andiamo a mare pure che fa freddo, perché può essere veramente la svolta di questo grande campionato. E bravo, stanno scendendo in campo. Notte del posticipo, è la notte di Regina. Va a saltare De Rose, lui si appoggia a Celli, prova la conclusione, la parata di Guarna, il primo squillo al centro, il colpo di testa a liberare di un difensore della Regina, resta in zona d'attacco la Ternana, ottimo approccio della squadra, attenzione il colpo, si propone Corazza, ancora Corazza, prova a puntare il suo diretto avversario. Mette al centro questo pallone, il colpo di testa e la palla che sfiora il palo e si perde sul fondo. Primo pericolo per la... Tira bene il pallone la Ternana. Mammarella, occhio al suo sinistro, lo prova. Guarna c'è. Parte, servendo Bianchi, c'è una prateria. Ancora Bianchi, mette al centro la conclusione di Corazza, il miracolo di Annarilli. Il cross di Bellomo, conclusione di Bianchi, la deviazione, la palla che si perde sul fondo, anzi no, evita, apre bene il campo, spazio alla Regina, il colpo di è la rete della Regina, è la rete della Regina, un gol bellissimo, gli Amaranto alla mezz'ora sono in vantaggio con un super gol di Liotti. Daniele Liotti fa esplodere il granillo, un gol meraviglioso, spinge ancora la squadra Amaranto, fa con De Rose, attenzione, ci prova la conclusione. Alla fine del primo tempo sei felice, un poco felice sei? Soddisfatto, per la felicità aspetto il fischio finale, molto molto soddisfatto sicuramente. Ecco. Non lo so, è uno che mi grida, cioè segna la regina e grida, cioè... Non è un amico il presidente del Catanzaro? Sì, lui ha detto ogni mignabbia. Ma lei non è una persona seria, dottore Lasi. Siamo lei... uomini, di fronte a un gol così, di fronte a una curva così, non puoi non gridare di gioia, ti liberi del professionista. A casa.
casa, a casa. Lei deve trattenere, ha visto Fantozzi, ecco, sì, lei deve trattenere tutto e poi liberarsi. Che poi chiedere scusi chi ha fatto palo con me. Che secondo tempo ci aspettiamo? Di sofferenza, di battaglia, e però se lo giochiamo come nel primo, io spero che la soddisfazione che ho ora insieme alla vostra si trasformi in felicità. Ah? Sono bravo. È una brava persona, io l'ho sempre detto, Ferdinando Jelasi sbaglia sempre un sacco di cose, però è una brava persona, non lo fa per male, ragazzi. Non capisce un cazzo, però è bravo. volevo dirvi che siamo a metà partita, la Jobba Roblox è a metà cottura. A metà. Uno di due. Padre Giovanni, che tristezza. Cioè, è tristezza perché un popolo vince però l'altro perde. Come uomo. Così è la vita. No, c'è come, chi vince e c'è no, chi perde. No, come uomo di fede dovresti tifare per il pareggio. Quale pareggio? Dico io, un uomo di fede deve tifare per il pareggio, il bene di tutti. Ma siamo per il bene di tutti, ma a regina e a regina. Che partita hai visto? Bella squadra, eh? Primo tempo, fora malocchio, non so se si può dire. Anche senza dirlo, una bella regina, spettacolo, bello spettacolo, perché c'è un pubblico eccezionale, veramente. Il presidente Gallo ha riportato tanto entusiasmo, ma è la gente che veramente dà quel supporto e quella spinta necessaria per riportarci laddove dobbiamo essere. Io gliel'ho detto che secondo me un uomo di fede dovrebbe tifare sempre per il pareggio. Al prelato? Sì, per il pareggio. Certo, non so c'è una palla canestro come si pente, però... Non lo molla Liotti. Botta dalla lunga distanza di Palumbo, vola Guarna. Anticipo di Gasparetto. Ci prova ancora Marilungo. Calcio di punizione per la Ternana. Batte Mammarella. Il colpo di testa a liberare della regina. Poi la conclusione, la deviazione in area di rigore. Domani andiamo al mare, quindi. Sì. Ah no, aspettiamo, ci sono 13 3 secondi. Minuti. No! Vabbè, ma in 3 minuti non succederà niente. Sì. Se tra 2 minuti resta così andiamo al mare, sì. Andiamo al mare. A Duaglia porto tu. Sì. Sì, ok. Tu vieni, andiamo alla sorgente, Giusba. È concentrato. Ah? Alla sorgente, non so passa. È un dimo lì. Andiamo dove dice lei, basta che finisce così. Basta che finisce così. Ecco. Vabbè, ma vedi. Vuole venire al mare o no? Me lo dico tra una trentina di secondi. E vabbè, però per 30 secondi io devo preparare asciugamani. Reginaldo, e arriva il fischio finale. Regina batte Ternana 1-0. Miscialate tutte e due, no. Miscialate come miscialate, ci scialiamo. Io non voglio dire niente. Io sono in contestazione. Buonasera, salve. Sono in contestazione. Perché? È perché mi aspettavo dopo tutta la settimana del signor presidente della Ternana. Ma la Ternana non è venuta. Mi aspettavo facevano un tiro in porta. Niente, allora è stato a mio avviso il capolavoro di Mimmo Toscano questo, perché è una squadra sempre corta. Mimmo Toscano non ha fatto venire. Ha bloccato la Ternana, nel senso che proprio non sono venute al campo. No, io sono in netta contestazione, ci potevo far fare un tiro in porta. Mimmo! Un tiro in porta alla Ternana, è stata
È stata veramente una bella partita, quella della Regina, concentrazione. Regina ha fatto la partita che doveva fare. Concentrazione corta, massima. Cercando l'episodio, ecco. Se lo avesse trovato bene, se no non ci faceva avevo niente. Letto Bandecchi sei forte, invece non era sei. Sentiamo qualche tifoso, dai, è contento stasera, via. No, è di Terni lei, no? No. Vieni qua, dai. Siamo contenti stasera, eh? Siamo contenti. Da dove? Napolistena. Feuda Maratto Polistena. Da sempre. Senti, 1-0, però il risultato non dice la verità, secondo me. La Ternana non ha fatto proprio niente. Siamo stati bravi a imbrigliarli là. Sì, sì. Sicuramente si aspettava una Ternana un po' più propositiva e comunque loro dovevano vincere per cercare di restare aggrappati alla speranza del primo posto. Effettivamente non hanno quasi mai tirato in porta. Comunque noi, solita squadra tosta, dura come il nostro mister, abbiamo fatto una gran bella partita, l'abbiamo imbrigliati. Fortunatamente Liotti ha trovato il jolly da 30 metri, è andata bene, dai, abbiamo tagliato fuori la Ternana. Perfetto. Va bene, ma anche mezzo Bari, diciamo, 8 punti. Sì, aspettiamo il 26, dai, quando ci sarà Ternana Bari, non andiamo a Catanzaro, là secondo me si deciderà il campionato. Va bene, grazie, ciao, ciao. Grazie, tanti saluti agli amici di Polistena. Come stai? E miscialai pure stasera, figlioli, e na goduria, forza Regina! Ciao, ciao. Basta Regina, ragazzi, basta Regina! Ciao Gallo! Meritato! Venga no, qui, sì. Che lei ha gridato contro Guarna! Contro Guarna, aveva ragione. Perché? No, dai, non si grida così, non si inveisce contro un amaranto. Dica che Guarna è bello. Oggi un centrocampo proprio meraviglioso. No, assolutamente no. C'è Bianchi che merita di giocare con la propeller. Ma sempre grido così, ma no, io non lo so, ma dai, è stato bravo. Anzi, teniamoci il risultato. Però dico teniamoci, io. Mimmo Toscano da Serie C va benissimo. Sì, però. Ciao caro, Mimmo Toscano ha scelto. Esperto di Serie C. Niente, non mi faccio la vita. No, esperto di Serie C. Vabbè, non mi faccio parlare. E non c'è niente, bisogna anche. Signore, non lo conosco, però secondo me all'avo con Caccuruno, non è possibile. E vabbè, qualcuno deve contestare. Ci sono dei signori che contestano sempre, è normale. Ciao caro. Sei contento o no? Non ti vedo felice. Sono felicissimo. Ah, felicissimo. Però non lo stai dimostrando. L'emozione. Bacia chi incontri, bacia tutti quanti. C'è gente. No, comunque è una vittoria importante, dai. Una vittoria importante. Eh sì, è importante. Sì, ci voleva. Va per bene. Il morale e per tutto. Ciao. Ciao cari. Ma sabato a che ora, figliolo? A che ora hai visto? Alle tre. Ah, come l'hai vista? Bene. Bene. Mai sofferto oggi? Parecchio. Beh, abbiamo sofferto, li abbiamo visti girare palla, però insomma più. Cioè non sono stati mai pericolosi. La rivale diretta, è stato importante vincere. Questo dimostra che la Regina ha ritrovato una vittoria di carattere. Ha ritrovato la forma giusta. Va bene. E l'anno prossimo di sabato da fare tu? No. Fanno 1-0. Mai visto? Ma te schiantaste quando vinne Bandecchio purissimo. No, non fanno paura, né lui né la Ternana, noi ormai andiamo spediti. Andiamo, si spera di festeggiare presto. Assolutamente, sì. E quindi a magira a Catania. Dobbiamo andare a vincere. Sa a Catania. C'è un trenino che ci aspetta a Catania. Ma non ci fanno andare, a noi violenti non ci fanno. Ma noi vogliamo andare a Catanzaro pure. Ma noi
Nemmeno a Catanzaro ci fanno. Diciamo a cacciare i piratterichi. No, non è vero, smentiamo categoricamente. Stanno a lavare i peli. Ciao. Ole, ale, oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato. Ale, ale, oh. Ale, ale, oh. Ti sei divertito? Tantissimo, eh? Tantissimo, mi sono divertito tanto, ma tanto tanto. Me lo dai un bacino. Certo. Hai visto che bello, quando si vince, se vincivo sempre, la città più felice del mondo. È vero, no? Bello. Se vince a Regina poi ci possono essere un sacco di problemi, diciamo. Però quando vince la Regina siamo belli, devi io pure biondo. Chi ha vinto l'uomo? Ciao, buona serata. Dico io, lei ha mai temuto stasera? No. 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 Con sicurezza. Non stiamo giocando come giocavamo all'inizio. C'è un po' di calo, un po' di tensione, ma grazie a Dio la vittoria la portiamo. L'abbiamo tenuta superata. Bene questa partita. No, l'anno prossimo gioco di sabato. Virgo m'ammazza. Ale, ale, oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato. Ciao cari, ciao ciao. Ciao amico mio. Sabato l'anno prossimo ha da fare. Io non devo fare quando. No. La settimana, figuriamo dopo sabato. Figuriamo dopo sabato. Da dove arrivi? Io da Gioia Tauro. Gioia Tauro. Anche Gioia Tauro. Guarda se ne fanno parlare, gente di Reggio, proprio gentaglio, suoi amici. E allora anche Gioia Tauro è sempre presente. C'è mezzo Gioia, anzi Menzachiana. Menzachiana. Eh sì, vabbè, ma c'è una simpatia unica. Poi a Gioiese qualche settimana fa abbiamo fatto lo speciale, lo sai, no? Ciao. Sulla Gioiese, ciao, buon viaggio di ritorno. Dove siete? Dove siete? Vieni qua. Regina, forza Regina. Come avete visto? Sì. Bene. L'abbiamo gestita benissimo. Io sono offensivo di natura, però devo ammettere che l'abbiamo gestita bene. Ma l'abbiamo gestita bene, è stato bravo Mimmo Toscano. Oggi bravo. Gli dobbiamo fare i complimenti. Posso fare un saluto a tutti gli amici di Bovalino che ci sono, che non ci sono. Certo. Noi dobbiamo rientrare molto tranquilli. Esatto. Devo dire, abbiamo sofferto nulla. Sì. Zero tiri. Onestamente loro sanno giocare bene al pallone, gira una palla una bellezza. Bandecchi aveva ragione. Gira Aveva ragione, hanno una bella ternata. Vabbè, ma è normale, ma può succedere anche. Ciao ragazzi, buon viaggio di ritorno. Ciao Giussi, ciao. Quello mio. Bene qua. La mamma dov'è? Qua. Guarda, sono morta. Oh, signora. Sono morta, figlio. Perché? Morta di gioia. Morta di gioia. Ma non abbiamo sofferto tanto, dai. Oddio. Con l'arbitro presente che vuole... Hai visto, voleva fare la storiella Dubali? Ui. All'ultimo, l'arbitro. Ah. Sì. E vabbè. Un calcio di punizione, ci va la palla dentro. Signora, ma quando io vi dico che l'arbitro su tutti... Non dica quelle parole, non stanno bene in bocca. Non è vero. Io non sono una donna, sono una tifosa. E quindi posso dire quello che voglio. Mi posso dare un bacio? Sì. Ciao Alfreduzzo, buonasera. Ciao, buona vedi che ti ciao. Vedo io. Grazie. Il venerdì. Ciao. Grande, grandissimo. Un euro gol di Liotti, grande, siamo per l'80% in Serie B. Siamo? Per l'80% in Serie B. Il 20%? Dovrebbe arrivare dopo Catanzaro. Va bene, a me lo vedo. Come va? Le piacere. È bellissimo. Bellissimo. Che sensazione ha avuto? Quando ha segnato Liotti, per esempio, lei cosa ha pensato? Pensare che si portava male fino a ora 2-1. No, allora, immaginate, che dici tu? Che cosa avete detto? Che dici? Quando segnavo Liotti, che dici tu? Hai visto una cosa che non si è vista. La portavo buona finalmente. Eh sì, vabbè, ci aspettavamo. Era ora, dai, è vero. Anche Paolo presente. Siamo lassù. Vogliamo vincere.
Ciao ragazzi. Ciao mio grande uomo. Ma figlioli. Cioè vince a regina. Vince a regina. Vince a regina. E restano, restano sempre brutti. Ma la nuova c'è cioè, gente brutta. Cioè, la, allora siamo belli vittorie. Dentro. Dentro siamo belli. Siamo belli dentro. E non invecchiamo mai. Allora, allora Peppe. Una bella è andata, una bella vittoria. Bella. Secondo me trampolino ormai per la Serie B. Non c'è più niente. È non finito c'è. Tutto. È finito tutto, mi pare che mi voglio mettere mi ciancio. No! Che sensazione hai avuto? Ti hanno visto girare un paio di slip quando ha segnato Liotti. Di pizzo. Rigorosamente di pizzo. E va bene così ragazzi, va bene. Ecco, una banda, l'ultima banda, l'ultima banda. Siamo qua. Forza Regino! Ciao. Grandi, grandi, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, buona serata anche a voi. No, 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 vabbè, perché tanta, tanta. Così, fravaglia, ecco, così, in gergo. Invece voglio un parere autorevole. Devi prendere Fabrizio, quel dottore con me. Sì. Dove lo ha? Non capisce niente, non ha mai capito niente. Millanta, il più grande millantatore del mondo. Mi dici la tua sensazione dopo il gol di Liotti? Ma quanto è bello? Guarda, il gol di Liotti pareva un pezzo Barreto sì, me l'ha detto un amico comune, Saverio Zappi, mi ha detto che sembrava il gol di Barreto che tirò da casa sua contro l'Empoli di Giovinco e Marchisi. Sì, sì, infatti Liotti, la casa è Barreto. La casa è Barreto. Ha studiato. Chi? Con Dani. Sempre studiato. Sì, sì, sì. Comunque devo dire che poi è arrivato il gol dopo, una punizione tirata a casa. Sì, però io voglio farvi una domanda, però la regina aveva fatto la sua partita, ha avuto due occasioni grosse, però comunque aveva una certa necessità. Io vi faccio una domanda, ma com'è possibile? Ora mettete, c'è la Ternana, no? Parlano tutta la settimana, le devono cioè come fanno a fare un tiro in porta? Bravo, quello sto dicendo. Un gol, un il tiro. Secondo tempo il portiere nostro non ha preso una palla, dire una cosa? Che ha preso B come Bandecchi. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Un'analisi più approfondita. No, va bene quello. Però ci ha battuto le mani. A fine partita ci ha fatto l'applauso. Ah, non ho visto che siamo usciti. Ha battuto le mani. Ragazzi, ma io l'ho detto anche all'inizio. Mi ha messo un padre con Bandecchi. Se no muore il calcio. È così. Bisogna sfottersi. E gli dedichiamo così. È la mia controfigura. È un giovane promettente, appena 12 anni. Io ho capito, però non va bene questa cosa. Senta Bandera. Eccola, non me l'aspettavo. Stefano, 12 anni. Bellissimo questa. Eccoci. E allora, chiudiamo con il grande sbandieratore Regino, Tommy. E allora? E ci veniamo a Catania. Quando fanno io a Catania? Con l'elefante arriviamo a Catania. Con tutto il rispetto per i tifosi etnei, ma andiamo e ce la giochiamo. Va bene, ok, certo. Con uno sbandieratore così vinciamo in tutte le parti. Grazie. In bellezza. Ciao bello mio. Cosa fina. Buonasera. Visto Jacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alaimo, Muco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. La mano negli occhi o fuori che fuma e corre come un bambino. O Costanzini che scatta e oramai non lo prendi più. Oggi c'ho Cozza che segna e sono io la capitale. O Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei tu, sei tu. Sei tu. Ho visto Mesto e Modesto far decollare le mie paure. E poi Berardi a San Siro farare un incubo.
e ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte, e ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi ho fuori che fuma e corre come un bambino, e lo Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più, e l'Amoruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore, c'ho il giacchetta che spinge la gente, venite giù, con Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, e un Taipi che para, che segna e che vola lassù, con Guerra e Mariotto, Scala e Colomba, Arietti e Pasino, c'ho tutto un sole amaranto che mi parla di te. Sei tu, sei tu. Santini che sta e oramai non lo prendi più, o Ciccio Forza che segna e sono io la capitale, o Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare, o Nakamura che quando sorride non gli si vedono gli occhi, o Pirlo al cuore che quando gioca che musica. Sei tu, lava lava, sei tu. Ho visto Jacoboni volare.